Buongiorno, sono il presidente della sezione provinciale dell'Ente Nazionale Sordi di Ancona, l'ente che tutela le persone sorde. Ringrazio l'amministrazione comunale di Fabriano perché ci dà la possibilità di inserire un riquadro con una persona che usa la lingua dei segni all'interno del sito istituzionale, creando dei videomessaggi ad hoc. Ed è importante per la visibilità della nostra lingua e di rincontro, diciamo, per la visibilità dell'amministrazione comunale. Questi video poi noi ci auguriamo, diciamo, siano un primo passo per, diciamo, assumere una dimensione anche a livello nazionale. È importante anche per le persone sorde che arriveranno nella città di Fabriano, avranno a disposizione tutte le informazioni sugli eventi, sui monumenti, sui momenti culturali che potranno vivere qui a Fabriano e potranno quindi godersene appieno. Ringraziamo l'amministrazione comunale perché ha riconosciuto la lingua dei segni, questo per noi è molto importante, è la seconda città della provincia di Ancona dopo Senigallia. E questo sicuramente è merito anche di un nostro corsista, di uno studente di un corso di lingua dei segni che fa parte del Consiglio Comunale di Fabriano. Noi questo ci rende ancora più orgogliosi. Grazie.